È stata una partita intensissima da parte nostra perché, come ci eravamo detti, mettiamo in campo tutto quello che ci siamo costruito in questi 7 gradini che abbiamo fatto percorsi, ma soprattutto contro questa squadra molto tecnica, molto coriacea, che in difesa e nel gioco di quello smart, diciamo, fa la sua parte forte, era proprio di mantenere la lucidità e rispondere colpo su colpo. Diciamo che in certi momenti la Francia l'abbiamo fatta anche noi, nel senso che abbiamo difeso tantissimo, abbiamo toccato, abbiamo ricostruito, abbiamo alternato il livello della battuta, insomma dai, è stata una partita di una buonissima intensità da parte nostra. Continuano ad arrivare palleggiatori e io continuo ad affidarveli. No, Sì, è vero, posso dire di nada adesso. Non perché con te le possa dire, però... Con me le puoi dire? Con te le possa dire. Okay. Però se parliamo di palleggiatori, insomma... No, ma prima ci palleggiatrice. Prima ci stavamo chiedendo quale alta. Fosse l'essenza... Lei è una palleggiatrice alta, io un palleggiatore basso. Prima ci stavamo chiedendo quale fosse l'essenza di questa squadra, ci stavamo chiedendo se questa essenza fosse racchiusa poi in quell'abbraccio finale che abbiamo visto tra tutti i giocatori correre verso Simone Anzani e insomma coccolarlo, farlo sentire ancora una volta parte di questo gruppo. Beh sì, certo, sono tutti attestati di affetto che hanno tra di loro, è un gruppo molto coeso, è un gruppo che si vuole bene, è un gruppo anche esigente, che lavora, si aiuta, diciamo che non è che è nato per caso, dico solo no, questo. Beh, questo... No, perché sennò sembra, dice, vabbè, se sono trovati un giorno, non no, è nato no, no. Per caso perché dietro ci sono loro con le loro personalità e quant'altro, ma c'è anche uno staff, c'è un ambiente che spinge molto verso questo senso di appartenenza. Ma poi si è visto anche con l'infortunio di Russo, esatto, avete visto il primo set, esatto. Si sono destabilizzati tutti, cioè... È chiaro che quando c'è un grande coinvolgimento da di loro succede qualcosa, hanno avuto 5 minuti che era più un aspetto affettivo quello lì, però paghiamo volentieri questo prezzo perché poi ritorna alla grande in tante altre situazioni. Jack? Infatti Fefe, si vede proprio l'investimento che questi giocatori e lo staff e tutto questo gruppo sta facendo per costruire questa squadra, perché siete ancora in costruzione, però io prima ho detto non voglio più essere sorpreso da questa squadra. Questa squadra ormai è diventata una realtà, giocate una bellissima pallavolo, siete belli da vedere insieme, si vede che c'è divertimento, c'è affiatamento, ma c'è anche tanta concentrazione. Ora ti chiedo, oggi comunque questo pubblico, questa bella vittoria, diciamo l'ingresso di Mosca, ha richiesto tanto comunque dal punto di vista emotivo ai tuoi giocatori. Ora si azzera e fra un giorno e mezzo si entra in campo per una finale. Come pensi di preparare o comunque se hai già iniziato a preparare mentalmente i ragazzi? No, noi ci siamo allenati un po' a reagire, a sopportare le situazioni. Devo dire che questo tour in Italia e questo europeo è eccezionale, è bellissimo. Faticoso. È una fatica incredibile, però abbiamo anche detto sempre, anche tra di noi, ne vale la pena, perché ne vale la pena. Quello che abbiamo vissuto in giro per l'Italia è qualcosa di irripetibile. Adesso si tratta, Jack, tu lo sai perché hai giocato anche, quando si arrivano nella parte finale, si arriva stanchi, si finiscono queste partite che si è con le energie... Anche Racco ha giocato, scusa, sì, non sì, però lui al maschile, tu al femminile, non lo so, io del femminile non so niente. Ma arrivi stanco, arrivi affaticato, energie, quindi io certe volte quando li vedo così, adesso sicuramente li vedrò, soprattutto a quelli un pochino più giovani, perché gli altri ormai mi conoscono, non mi dicono più, sai, mi sento stanco, me lo dicono più. Perché io gli dico, vi sentite stanchi? Questa stanchezza godetevela, perché non tutti la possono provare. Bellissimo. Perché solo chi arriva in una semifinale o finale può sentire quello che state sentendo voi, che è normalissimo, però è anche vero che si trovano poi energie. Insomma, è un bel privilegio. Sì, è un privilegio e soprattutto adesso recuperiamo, abbiamo un giorno per recuperare un po' di energie, soprattutto con chi ha giocato di più. Lo staff chiaramente preparerà un po' quello che c'è da preparare, chi ha giocato di meno si allenerà perché deve essere pronto. Avete visto oggi Ricky è stato fantastico perché ha veramente rotto l'equilibrio del primo set e si è fatto trovare pronto perché lui è sempre pronto. Veramente.
è sempre pronto, è pronto anche in allenamento, non è che è stato un colpo di fortuna. Mosca ha fatto la sua partita, insomma. Cerchiamo di prepararci meglio, poi l'avversario, insomma, voglio dire, è tostissimo, è temibile, lo sappiamo, però voglio dire, anche noi, non è che loro possono stare tranquillissimi, qualcosina direi che dormo male anche loro. Riusciamo a farla, sì. Pure noi.